Ciao ragazzi, allora quello che sto andando a fare adesso, siamo sempre nella visita di settembre, come vedete c'è questa linea gialla. Quella linea gialla è un escludi regina. Escludi regina che è uguale a questa griglia qua. Che caratteristica ha? Ha la caratteristica che da queste cellette qui, ci passano le api, ma la regina no, perché la regina è un po' più grande delle altre api. Allora, la regina sta in questa parte della casetta, nella parte sotto. Qui sopra ci mettono il miele, o comunque le scorte, perché le api naturalmente tendono a mettere le scorte più in alto. Vado dietro perché sennò le faccio innervosire. Tendono a mettere, quindi qua, qui sotto ci sta la regina, qui sopra ci stanno le scorte. Naturalmente le scorte le mettono nella parte più alta e sotto la regina fa la covata. Mettere questo escludi regina fa sì che la regina non, se riempie di uovo tutta la parte sotto, non vada di sopra a deporre uovo. Perché questa cosa? Perché se si raccoglie miele, questa è una cosa che funziona solo per gli apicoltori che fanno produzione di miele. Non tutti gli apicoltori fanno produzione di miele, c'è chi usa le api per fare impollinazione delle piante e c'è chi non raccoglie il miele per scelta, perché tiene le api solo per farle vivere. Purtroppo ormai siamo in una condizione dove l'ape mellifica non vive più in natura, perché ha dei parassiti, la varroa in particolare, altri, ma la varroa in particolare, che se non tratti la famiglia ammazza la famiglia e le api non sopravvivono. Va bene, mi sono un attimo perso via. Comunque dicevo, non tutti usano le api per fare miele. Comunque se si vuole fare miele, avere la regina che va a deporre uovo nella parte alta fa sì che quando togli il miele non sia più dolce, ma prenda il sapore un po' da una parte piccolissima di propoli che viene messa nelle cellette delle api prima della nascita, un po' dal fatto che la larva è amarognola, un po' dal fatto che quando smieli poi faresti una carneficina, ammazzeresti un sacco di larve semplicemente per andare a raccogliere il miele. Quindi è bene tenere diviso la parte dove raccolgono il miele dalla parte dove depongono, in modo tale da poter raccogliere il miele senza combinare delle stragi, senza dover schiacciare o ammazzare un sacco di regine di api inutilmente. Ricordiamoci che l'apicoltura è nell'interesse dell'apicoltore non ammazzare neanche un'ape. Nei limiti del possibile, nella gestione, l'apicoltore ha un ruolo di salvaguardia ormai. Questo succede da fino agli anni 80 fare apicoltura era molto più facile di oggi. Oggi che è molto difficile ci sono una serie di movimenti di attenzione all'apicoltura, all'apicoltore, ci sono le associazioni che ricevono degli aiuti, ma a mio avviso non ancora a sufficienza, servirebbe molta più attenzione al mondo dell'apicoltura, però insomma diciamo che l'apicoltore aiuta al mantenimento dell'agricoltura, della biodiversità. Mamma mia, ho fatto un volo, un pindarico incredibile. Comunque sia, tutto ciò per dire, non è che perché raccolgo il miele, frego il miele alle api, allora sono brutto e cattivo. Il miele è il rubare un'eccedenza. Ovviamente quando io rubo questa eccedenza alle famiglie, poi so che dovrò rendere anche con gli interessi, possibilmente, quello che ho rubato, cioè il loro frutto, il miele, offrendo indietro del candito, quindi dello zucchero, o sostanze simili per la sopravvivenza durante l'inverno. E alla fine volevo dirvi che quello che sto facendo adesso è andare a togliere l'escludi regina, mettere una divisione tra il melario e la famiglia. Questo fa sì che, però lasciando un punto di congiunzione, questo fa sì che le api si trovino ad avere le scorte non direttamente collegate alla famiglia, e tendono ad andare a prendere le scorte di miele che hanno messo qui e se le portano sotto. Perché faccio questa cosa? Perché questo mi permetterà di
prima di tutto di dargli nutrimento, si gestiscono loro il nutrimento e se lo portano vicino a dove staranno d'inverno. E secondo, perché d'inverno devo tenere la famiglia il più stretta possibile, il più piccolo possibile, non posso lasciare questo melario sopra perché ci sarebbe troppa aria e congelerebbero. E quindi, ecco, quindi è bene che ci sia la famiglia più piccola possibile, e quindi devo fare in modo che si spostino il miele dove gli servirà per quest'inverno. Ciao!